Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione serale del TG Versilia. In primo piano questa sera la pagina di cronaca. Rapinavano i giovani frequentatori delle discoteche della Versilia di notte all'uscita dei locali, li minacciavano armati di coltelli. Si tratta di due cittadini marocchini che sono stati fermati e arrestati dalla Polizia di Stato. Sentiamo il nostro primo servizio. Due giovani marocchini di 27 e 17 anni, residenti uno a Capannori e l'altro ad Altopascio, sono stati arrestati dal personale del commissariato di polizia di Viareggio a distanza di poche ore dopo aver rapinato due diciottenni all'uscita di una discoteca sul lungomare di Marina di Pietrasanta. Un turista di Lamporecchio ed un ragazzo di Pietrasanta al quale, sotto la minaccia di coltelli, hanno portato via i telefonini cellulari. Gli episodi sono avvenuti il primo intorno alle 1.30 e l'altro alle 4.30. Il dirigente del commissariato Raffaele Gargiulo evidenzia la risposta immediata che è stata data dalla polizia per assicurare alla giustizia gli autori della rapina. Si tratta di fatti gravi perché le vittime erano giovani e perché non sono stati utilizzati due grossi coltelli per commettere le rapine e derubare i malcapitati dei telefoni cellulari. Nel pomeriggio di venerdì in via Rossini, una traversa del lungomare di Viareggio, sono stati bloccati due ragazzi ospiti in un campo nomadi a Torino, trovati con degli attrezzi atti allo scazzo. Un sedicenne ed una ragazza di 18 anni, fermati prima che potessero mettere a segno qualche furto in appartamenti. Nuova operazione contro l'abusivismo commerciale sulle spiagge di Forte dei Marmi da parte della Polizia Municipale. L'ultimo intervento che ha visto la partecipazione di 7 agenti è stato nella giornata di venerdì. Identificati e sanzionati 6 venditori abusivi extracomunitari, 5 senegalesi e un marocchino, avevano allestito dei banchetti improvvisati nei quali tenevano esposta la merce. 300 pezzi sequestrati, ombrelloni, giocattoli, teli da mare, e andranno avanti i controlli da parte della Polizia Municipale. Il Comune ricorda che sull'intero arenile è vietata la vendita anche da parte di chi ha regolare licenza. E saranno giorni intensi di super lavoro quelli del ponte di Ferragosto per le forze dell'ordine che si preparano a setacciare l'intera Versilia dalle spiagge fino all'entroterra. Sentiamo il nostro servizio. Sono giorni questi a cavallo del Ferragosto in cui Viareggio e la Versilia sono al centro dell'attenzione dei malintenzionati che, approfittando dell'arrivo di turisti e del plenone di queste settimane, sfruttano tutte le situazioni favorevoli per compiere furti, scippi e altri reati. Una situazione che dal punto di vista della sicurezza crea non poche ripercussioni, visto che le forze dell'ordine devono fare in modo che chi ha scelto la Versilia possa trascorrere le vacanze senza alcun problema e non vada incontro a brutte sorprese. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e guardia costiera daranno il massimo in questi giorni, da tutto esaurito, perché la vacanza dei turisti e la sicurezza dei residenti siano caratterizzati solo da relax o divertimento a seconda di ciò che uno desidera. Quindi servizi di controllo del territorio aggiuntivi nel centro e nelle periferie per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità, degrado urbano, abuso di alcol e sostanze nei luoghi della movida. La giornata di Ferragosto per noi è una giornata di lavoro, una giornata di lavoro intenso, e cercheremo di assicurare la sicurezza e la tranquillità di bagnanti, turisti, di tutti i cittadini che affolleranno la Versilia. In forza non solo auto, anche equipaggio a cavallo e in bicicletta. Sì, grazie ai rinforzi inviati dal Dipartimento impiegheremo lungo l'intero arco della giornata anche l'equipaggio di poliziotti in bicicletta e i due cavalli che stanno con noi durante i mesi di luglio ed agosto. Una raccomandazione? La raccomandazione è semplicemente quella di godersi questa giornata in serenità e di avere fiducia nell'operato delle forze dell'ordine. Multa salatissima e sequestro amministrativo per due pescatori abusivi beccati mercoledì notte dalla Capitaneria di Porto sul lungomolo Marinè d'Italia nei pressi dell'imboccatura del porto. A bordo di un furgone i due uomini, un lucchese residente a Pietrasanta e un marocchino residente a Viareggio con varia attrezzatura pronta per la pesca, sono stati sorpresi con circa 800 metri di rete, valore commerciale 2.000 euro. Un episodio movimentato, pensate, uno dei due ha tentato di fuggire, ha gettato le reti in mare per evitare il sequestro, ma alla fine appunto è stato fermato. Fenomeno quello della pesca di frodo, segnalato alla Guardia Costiera anche dagli operatori portuali e dei pescatori regolari, anche per motivi di sicurezza. Le reti infatti non sono segnalate e hanno creato non poche criticità ai naviganti, soprattutto nelle ore notturne.
Guidava un autocarro sulla via provinciale di Camaiore, direzione Viareggio, ma era palesemente in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, cinquantenne di Incisa Valdarno, privo di qualsiasi documento, è stato fermato dalla Polizia Municipale di Camaiore. Sul posto anche i carabinieri di Lido. È stato identificato l'uomo e si è appreso che era senza patente di guida. Gli era stata infatti ritirata qualche giorno prima dalla stradale di Firenze, sospesa dalla prefettura fiorentina, in quanto sorpreso a circolare con lo stesso autocarro sulla corsia di emergenza sull'autostrada A11. A questo punto l'uomo è indagato e denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza ed è stato sequestrato l'autocarro. Due incidenti stradali questa notte a Viareggio, per fortuna senza gravi conseguenze. Due giovanissimi che si sono schiantati contro un muretto e un uomo in scooter che ha investito un daino sul viale dei Tilli. L'animale purtroppo non ce l'ha fatta. Vediamo il servizio. Si sono salvati per miracolo i due giovanissimi che intorno alla mezzanotte di venerdì si sono schiantati in auto contro un muro al quartiere Migliarina. Un impatto violento che aveva fatto temere il peggio tra i residenti della zona scesi in strada per i soccorsi. È successo in via Montecroce, nella discesa del cavalcavia Barsacchi, alla guida dell'Alfa Romeo, un 19enne che viaggiava insieme ad un altro ragazzo di appena 18 anni. Fortunatamente sono rimasti illesi e al momento dell'incidente non c'erano né pedoni né ciclisti. Per accertamenti sono stati portati all'ospedale Versilia con un'ambulanza della Croce Rossa. Alcuni residenti, allarmati dall'urto, sono usciti in strada. È intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Viareggio per i rilievi del caso. Ha rischiato grosso anche un cinquantenne di Lucca che sempre nella notte di venerdì, in sella ad uno scooter sul viale dei Tigli, ha investito un daino. L'uomo stava percorrendo il lungo rettilineo in direzione Torre del Lago. L'animale è sbucato dalla pineta nel buio della notte all'altezza di Villa Borbone. L'impatto è stato purtroppo inevitabile. Il daino, una femmina, è morto sul colpo. L'uomo se l'è cavata con qualche scoriazione e contusione. Non si tratta certo del primo caso di animali che attraversano la strada di notte. L'ultimo episodio a maggio, anche in quel caso ad avere la peggio era stato un daino. Clienti oltre i limiti massimi di capienza per assistere al DJ set di Gigi D'Agostino. Per questo il questore di Lucca ha ordinato una chiusura di 3 giorni per la discoteca Hangar di Pietrasanta, una sospensione che coincide evidentemente con il ponte di Ferragosto. Licenza sospesa, spiega la questura di Lucca in una nota. La serata in questione era quella tra martedì 9 e mercoledì 10, tappa versiliese per il notissimo DJ Gigi D'Agostino alla nota discoteca di Pietrasanta. Tante telefonate che sono arrivate al 112 e al 113 per il numero eccezionale di persone all'interno del locale. Addirittura sono stati segnalati leggeri malesseri all'interno della struttura da parte degli avventori. Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e anche Polizia Municipale per verificare l'effettiva presenza di un pubblico così massiccio. E poi è arrivata in giornata la decisione di sospendere la licenza da discoteca per 3 giorni. E andiamo a Marina di Pietrasanta, bandiera blu che sventola da oggi sul pontile. C'è stata la cerimonia ufficiale, anche se ovviamente il tema era già stato affrontato, era già stata rinnovata a inizio stagione, ma resta sullo sfondo ancora il problema degli impianti anti-inquinamento. Vediamo il servizio. La bandiera blu sventola sul nostro mare. Pietrasanta si conferma per il 18° anno consecutivo tra le spiagge italiane più pulite e belle d'Europa. Nella mattinata la cerimonia ufficiale al pontile di Tonfano, con tanto di sport acquatici per grandi e piccini, grazie al club velico di Marina, al Nimbus Surfing Club e alla Board Rider Surf School, e tanti turisti ad assistere al momento in cui la bandiera blu è stata issata a fianco del tricolore. Il riconoscimento della FEE, la Fondazione Internazionale per l'Educazione Ambientale, ha premiato anche quest'anno il tratto di litorale che va da Fiumetto a Focete per la qualità delle acque, per la pulizia delle spiagge e i servizi erogati ai turisti e ai residenti, ma anche per gli sforzi per la sostenibilità ambientale e il miglioramento della vivibilità complessiva. La bandiera blu è la somma di più elementi, ha ricordato il sindaco Massimo Mallegni, che sono importanti perché racchiudono l'espressione di un territorio. A portare i suoi complimenti è arrivato anche il presidente della FEE, Claudio Mazza. La bandiera blu è nata
vinta 30 anni fa, Pietrasanta da 18 anni consecutivi la merita. Purtroppo abbiamo avuto qualche divieto di balneazione in concomitanza con le piogge, ha sottolineato Francesco Verona, presidente dei balneari di Marina, ma oggi l'acqua è limpida e pulitissima, ha assicurato, complice, va detto, il bel tempo che dura da settimane. Si dovrà attendere almeno metà settembre, intanto, per vedere realizzati gli impianti anti-inquinamento con l'utilizzo dell'acido peracetico alle foci del fiumetto, del Motrone e alla fossa dell'Abate a Viareggio, quando un'altra estate se ne sarà di fatto andata, sperando che la prossima sia davvero quella buona per risolvere il problema dei divieti. A Forte dei Marmi, alla spiaggia libera di Ponente a Vittoria Poana, il sindaco Buratti ha emesso un'ordinanza con cui vieta di introdurre contenitori di vetro sulla spiaggia libera dal 14 al 16 di agosto. Il litorale sarà sorvegliato inoltre la notte di Ferragosto tra il 15 e il 16 con un servizio di vigilanza. Decisione presa appunto per la festività, dal momento che la grande presenza, grandi afflussi di turisti in queste circostanze al confine con Cinquale possono dare origine a situazioni di degrado e di pericolo, così motiva l'amministrazione comunale in una nota. E adesso invece con le immagini ci spostiamo al Gran Teatro all'Aperto. Giacomo Puccini, si è chiusa ieri sera tra gli applausi l'edizione numero 62 del Festival Puccini. È stata Turandot tra gli applausi a chiudere questa stagione lirica con un bis eccezionale concesso dal tenore Amadi Laga per il celeberrimo Nessun Dorma. Vediamo il servizio. Si è chiuso con un'emozionante ultima replica di Turandot, il 62esimo Festival Puccini di Torre del Lago. Gran Teatro praticamente tutto esaurito per la serata di chiusura che ha segnato il record di incasso di stagione, 135.000 euro. Sul palco lo spettacolo senza eguali del capolavoro pucciniano per eccellenza. L'impianto scenico, nella più fedele delle tradizioni, firmato da Ezio Frigerio, esaltato dai meravigliosi costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, hanno fatto da cornice perfetta all'opera incompiuta del maestro Puccini. Applauditissimo Amadi Laga nei panni del principe ignoto, il tenore franco-tunisino, rivelazione di questo festival, ha concesso addirittura un inaspettato bis del celeberrimo Nessun Dorma. Panni della principessa di ghiaccio, il soprano cinese Zhou Anying. Molto apprezzata al suo debutto nel ruolo della fedele serva Liu, la giovane soprano umbra Francesca Cappelletti, perfezionatasi a Torre del Lago nell'interpretazione pucciniana con l'Accademia di Alto Perfezionamento. Sul Festival Puccini 2016 è calato il sipario, ma per tutti i melomani, su Rete Versilia News e su Noi TV si apre a settembre la stagione pucciniana. Ogni fine settimana del mese, in prima serata, una delle quattro opere integrali in cartellone per rivivere in TV tutte le emozioni della lirica. È tutto esaurito sempre venerdì sera anche a Villa Bertelli a Forte dei Marmi per l'attesissimo concerto di Antonello Venditti, il celebre cantautore romano arrivato in Versilia per la sua data. Vedete la platea tutta esaurita e piena di pubblico in attesa di ascoltare il Beniamino della musica italiana che ha fatto tappa proprio in Versilia, dai brani dell'ultimo album Tortuga fino ai grandi successi del Folk Studio. Un live, come dicevamo, attesissimo, quello di Antonello Venditti con i classici
classici della musica italiana che sono stati rispolverati di fronte al pubblico, davvero delle grandi occasioni con le platee e le tribune che sono state per la prima volta viste al completo. Grande attesa adesso per i prossimi appuntamenti musicali, Peppino di Capri il 14 agosto, gli Stadio il 16 di agosto e poi Gianna Nannini, la più attesa, il 17 di agosto, Patti Pravo invece chiuderà il 18 di agosto e vediamo ancora Antonello Venditti in queste immagini che sono state girate dal nostro Paolo Barberi. E si è chiusa con un discreto successo, ci spostiamo così in Alta Versilia, l'edizione 2016 di Wine Art Festival, la due giorni dedicata al vino, andata in scena nell'ultimo fine settimana alle Vigliani, siamo nel comune di Stazzema. A pochi giorni dalla chiusura gli organizzatori tracciano un bilancio tutto positivo dell'evento che è cresciuto in termini di partecipazione rispetto al 2015. Numeri in crescita, secondo le prime stime, l'evento ha attirato nel piccolo borgo dell'Alta Versilia almeno 5.000 persone, comprese gli addetti ai lavori che hanno generato, spiegano gli operatori della zona, un notevole indotto per le Vigliani. Due giorni dedicati al buon bere con oltre 60 tipi di vino, spettacoli di ogni genere, un centinaio gli artisti che sono arrivati alle Vigliani per esibirsi in strada giorno e notte. Un successo, sottolineano gli organizzatori, possibile grazie soltanto al grande lavoro di tutto il paese, al volontariato soprattutto di tanti giovani e meno giovani residenti alle Vigliani, compresi i bambini addirittura, che hanno lavorato per la buona riuscita di questa grande festa. Lo vediamo in queste immagini realizzate da Eleonora Mazzucchelli e pubblicate su Facebook. Ci spostiamo adesso a Pietrasanta per mostrarvi le immagini di una mostra originale dedicata alle avventure di Pinocchio. Vediamo. La storia di Pinocchio è in mostra a Pietrasanta, ma non si tratta della storia del burattino di legno più famoso d'Italia, bensì quella del romanzo Le avventure di Pinocchio che Carlo Collodi scrisse tra il 1881 e il 1883. Da sabato scorso fino al 4 settembre saranno le sale della nuova sezione del Museo dei Bozzetti Pierluigi Gherardi a Palazzo Panichi ad ospitare la ricca selezione di legni incisi, bozzetti preparatori e prove di stampa realizzate dal pittore incisore critico d'arte pistoiese Sigfrido Bartolini per la monumentale edizione delle avventure di Pinocchio celebrativa del centenario, quella degli anni Ottanta, di cui sarà in mostra una copia. Con questa opera il maestro Bartolini ha messo 12 anni di tempo per incidere oltre 300 legni con i quali è stata illustrata la storia di Pinocchio e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha utilizzati questi legni per fare un'opera monumentale nel centenario di Pinocchio 1983. Oggi ospitiamo la Fondazione Carlo Collodi a Pietrasanta in questo bellissimo museo dei bozzetti che si aggiunge ad un insieme di musei che fa che Pietrasanta veramente diventi il primo polo sicuramente di tutta la costa dal punto di vista artistico e culturale. La mostra resterà aperta dal martedì alla domenica dalle 19 alle 24 con ingresso libero. A Seravezza telecamere mobili e sanzioni più pesanti contro l'abbandono dei rifiuti in strada, lo annuncia l'amministrazione Tarabella. Per ogni infrazione all'ordinanza che disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle zone soggette a porta e per l'abbandono incontrollato dei rifiuti si paga una somma variabile, ma sono state inasprite le cifre, gli importi parlano di un massimo di 600 euro e un minimo di 100 euro. Gli importi raddoppiano, pensate, si arriverà fino a 1.200 euro di multa in caso di abbandono di rifiuti ingombranti, novità che saranno introdotte nei prossimi giorni insieme alle telecamere. Sei ambiente, sei risorse su Viareggio e Camaiore intanto per la settimana di Ferragosto preparano squadre aggiuntive sul territorio per far fronte alla settimana clou della stagione, prevenire situazioni di degrado e anche per prevenire i fenomeni appunto di abbandono incontrollato di rifiuti in strada. Lo annuncia la stessa società, in queste ore ha attivato anche il servizio WhatsApp per segnalare i trasgressori alle autorità. Cambiamo decisamente argomento, è stata anche la settimana, quella che si sta chiudendo, della presentazione dei bozzetti del Carnevale 2017. In questo servizio diamo uno sguardo approfondito alle prossime costruzioni nella categoria delle mascherate di gruppo del Carnevale prossimo.
Dopo i bozzetti di prima e seconda categoria, ecco i 9 progetti per le mascherate in gruppo, che con quelle isolate rappresentano la vera palestra della cartapesta per il carnevale del futuro. La sfida alla promozione per accedere alla seconda categoria sfrutta i temi di grande attualità, sia nazionali che internazionali. Si va dal terrorismo alla politica, dall'immigrazione alla cultura della programmazione televisiva, alle dittature. Luca Bertozzi parla delle cose che non vanno nel nostro paese. L'esempio è la Salerno-Reggio Calabria, definito il corpo del reato più lungo d'Italia. Il tema della migrazione è affrontato da Michele Canova, che prende ispirazione dagli Uccelli, una commedia dello scrittore greco Aristofane. Roberto De Leo e Vania Fornaciari si affidano ai grandi capolavori della letteratura mondiale per testimoniare i gravi mali che affliggono la società. Marzia Etna fotografa il popolo italiano costretto a destreggiarsi in mezzo a mille difficoltà mentre i politici sguazzano felici e contenti tutti insieme. Giampiero Ghiselli, su progetto di Maria Chiara Franceschini, si batte contro i mali del mondo e come cura possibile consiglia l'amore che rende liberi. Contro il logorio della vita moderna, slogan degli anni 60-70 di un famoso amaro, Libero Maggini propone uno spettacolo di arte varia che non prenda spunti dalla televisione di oggi. Giacomo Marsili ci ricorda nel suo bozzetto il leader della Lega, Matteo Salvini, ultimo samurai che ingaggia lotte contro lo straniero. Adolfo Milazzo parla di un mondo in cui la realtà, ovvero le tribolazioni, supera la fantasia, ma dopo le sofferenze arriva sempre una vita nuova. I 7 vizi capitali è il titolo della mascherata proposta da Enrico Vannucci, ma quali sono? Invidia, lussuria, accidia, superbia, avarizia, ira e gola che tentano l'uomo dalla notte dei tempi, ovviamente riletti in chiave carnevalesca. Veniamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano, ufficializzato il calendario di Serie D della prossima stagione. Sentiamo allora i particolari con Roy Lepore. Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 4 settembre alle 15 e si conclude domenica 7 maggio alle 15. Un solo turno infrasettimanale, quello in programma l'8 dicembre, che vedrà di fronte Real Forte Querceta e il Viareggio. Girone d'andata che si conclude il 18 dicembre dopo una sosta per Natale. Poi 20 giorni ancora di stop e riprenderà l'8 gennaio nel 2017 per la prima del girone di ritorno. Una sosta ci sarà anche per l'impegno della rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup dal 12 marzo. Per la Pasqua verrà anticipata giovedì 13 aprile la 14ª giornata di ritorno. Per il Viareggio esordio casalingo in casa allo stadio dei Pini contro il Gavorrano del Condor Vitaliano Bonuccelli il 4 settembre, che per 2 anni è stato in predicato per sedere sulla panchina delle Zebe. Trasferta sul campo ligure del Ligorna per la neopromossa Real Forte Querceta, mentre il Ghiviborgo, altra compagine della nostra provincia, ospiterà il Sestri Levante, altra squadra ligure che insieme alle 9 toscane compongono il girone del campionato di Serie D, che si presenta con diverse incognite visto che ci sono squadre nuove. La terza giornata, in programma il 18 settembre, vede il derby tra il Ghiviborgo e il Real Forte Querceta, mentre quello con il Viareggio si giocherà l'11ª giornata il 13 novembre in casa dei Lucchesi. Sarà un Ferragosto dedicato anche al ciclismo in Lucchesia con l'appuntamento, il terzo del Challenge Allievi Lucca Versilia, dopo Lucca e dopo la gara di Pozzi a Seravezza e la volta di Marginone nel comune di Alto Pascio. Vediamo il servizio. Dopo le prime 2 gare svoltesi a Lucca e a Pozzi di Seravezza, lo Challenge Allievi Lucca Versilia 2016 arriva a Marginone, nel comune di Alto Pascio, dove il giorno di Ferragosto si disputerà il 36esimo trofeo Carlo Alberto Pellegrini, organizzato dall'Unione Sportiva Marginone Toscogas con il patrocinio del comune, e valido anche come campionato provinciale di categoria. La partenza da Marginone è fissata alle 14:30. Il tracciato si snoda per 80 km tra i comuni di Alto Pascio, Monte Carlo e Chiesina Uzzanese e prevede 5 giri classici bassi e 3 alti, questi ultimi con l'inserimento della salita di Monte Carlo che risulta quasi sempre decisiva per l'esito della gara.
A completare il Ferragosto ciclistico di Marginone ci sarà la seconda edizione della nuova corsa riservata alla categoria esordienti in memoria di Eugenio Carezzi. La partenza per questa competizione, rivolta agli esordienti primo e secondo anno, è per le 9.30 da Marginone. 37 km di percorso con 4 giri bassi e 1 alto. L'ultima prova dello Challenge allievi, invece, è prevista domenica 21 agosto a Coreglia. In classifica, dopo le prime due prove, sono in testa, appaiati a 20 punti, Alessandro Del Ri del gruppo sportivo Butese e Gabriele Zadra del team Sud Tirol. Beach tennis, festa e municipio a Massarosa per Giada Bianchi. La giovane atleta ha conquistato il titolo di campionessa italiana nelle doppie di beach tennis under 12 ai recenti campionati che si sono svolti a Viareggio nel mese di luglio. Il sindaco Mungai, come vedete in questa foto, ha consegnato una targa di riconoscimento alla giovane atleta massarosese. Alla cerimonia, che si è svolta nella sala consiliare, erano presenti, oltre ai familiari e amici della campionessa, il consigliere delegato allo sport Raffaello Giannini e i consiglieri Castelli, Coluccini e Bernardi. A questa giovanissima atleta, ha sottolineato il sindaco, auguriamo un futuro luminoso e costellato di successi. Noi ci fermiamo per una pausa, l'informazione prosegue, rimanete con noi.